l'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta l'amore? Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Buon mercoledì 23 marzo e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, c'è tanta attesa per la gara di Salerno, pronto un vero e proprio esodo verso la città campana. Parleremo tanto quest'oggi della partita, ma anche del rapporto con la tifoseria salernitana, grazie ad un collegamento telefonico da non perdere. E come ogni mattina vado a salutare il mio compagno di viaggio, Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Ciao Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori dell'altra radio. Come sempre, linee aperte per i tifosi del Bari, chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro sondaggio odierno che riguarda il reparto avanzato del Bari. Con il rientro di De Luca cambiereste qualcosa nell'attacco biancorosso oppure no? Chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione in diretta al numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, oppure inviateci messaggi o note vocali tramite il servizio WhatsApp al numero 334-3837-444, ripeto 334-3837-444. Vi ricordo il sondaggio odierno: con rientro di De Luca giusto cambiare qualcosa in avanti oppure è meglio lasciare tutto invariato con i tre tenori pronti a sostenere l'attacco biancorosso? E allora, come detto, tifoseria del Bari in fibrillazione per la gara di sabato sera alla Recchi. Si sono infatti già volatilizzati 2300 tagliandi messi a disposizione dalla società della Salernitana. Sugli spalti sarà sicuramente un grande spettacolo, visto che si gioca anche di sera. Ci auguriamo che in campo le squadre si diano battaglia e che i calciatori del Bari affrontino gli avversari come se fosse un derby. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti e non devono esserci sconti. Per il Bari, riuscire ad ottenere il bottino pieno in due trasferte consecutive vorrebbe dire veramente inserirsi in maniera prepotente nella corsa playoff, fermo restando, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, che tante squadre stanno attraversando un momento di appannamento e stiamo per entrare nella fase clou del campionato, perché l'abbiamo sempre detto, i campionati di Serie B si decidono in primavera. Ovviamente, oltre all'atteggiamento mentale, che ci auguriamo sia diverso rispetto alle ultime partite, è decisiva in questa fase, potrà sicuramente rivelarsi la condizione fisica. Beh, Bari che, se ci soffermiamo sugli ultimi secondi tempi, sembra che stia bene, sembra che sia in buona forma. Questo è sicuramente un fattore da non sottovalutare in questa fase delicata della stagione. Insomma Luca, infortuni a parte, soprattutto infortuni muscolari, pare che i richiami di preparazione fatti dallo staff di Camplone durante la pausa di gennaio sembra stiano dando dei risultati. Sì, perché se magari nelle prime uscite di Camplone eravamo abituati a vedere una squadra che andava in difficoltà, l'abbiamo sottolineato più volte, dopo un tempo, probabilmente anche per i ritmi elevati richiesti dallo stesso Camplone, adesso invece la situazione sembra essersi maggiormente stabilizzata. Riesco a intravedere sicuramente una squadra più equilibrata anche da questo punto di vista, dal punto di vista proprio della tenuta fisica, quindi sicuramente questo sarà decisivo, un aspetto decisivo anche poi eventualmente in chiave playoff, perché se il Bari dovesse realmente raggiungere i playoff, la stagione chiaramente si allungherebbe e quindi in quel caso sarebbe secondo me fondamentale non soltanto avere i giusti ricambi e le giuste alternative un po' in tutti i ruoli, ma anche appunto riuscire a sfruttare la migliore condizione fisica rispetto. Non sento Luca, intanto arrivano già dei messaggi per quanto riguarda il nostro sondaggio. C'è Pietro che dice: squadra che vince non si cambia, mentre radioascoltatore che si firma leader 75 dice: no, De Luca è soltanto una valida alternativa ai due esterni, quindi può restare in panchina. Luca, ci sei? Sì, io ti sento. Perfetto, ti sento anch'io. Giro a te questa domanda: in avanti lasciamo tutto invariato oppure giusto anche dare qualche chance a De Luca, che comunque nella prima fase del campionato si è rivelato prezioso?
No, Nicola, sinceramente opterei per la conferma comunque di Sansone Maniero Rosina per queste sfide, perlomeno per la sfida contro la Salernitana, poiché andare a cambiare, secondo me, probabilmente i tre giocatori che più stanno facendo la differenza in questo momento, perché magari si può cambiare qualcosa dietro, si può cambiare eventualmente un uomo a centrocampo, si può pensare di reinserire Valiani. Però andare a stravolgere adesso l'assetto lì davanti, proprio adesso che i tre ragazzi stanno trovando magari anche un'intesa maggiore rispetto a quella che era stata l'intesa della prima parte del campionato, a me sembrerebbe un azzardo. Quindi è giusto che anche lo stesso De Luca adesso si rimetta in corsa e magari riesca a riconquistarsi il posto con voglia e impegno, e cercando magari anche di fare la differenza quando e se verrà chiamato in causa a partita in corso. Bene, ora come ogni mattina trasferiamoci sul forum dei tifosi del Bari, su orgogliobarese.it, ovviamente sotto i riflettori la gara di Salerno, ma c'è chi non dimentica l'ultima sfida in campionato con i Granata, quella del 2008-2009, partita purtroppo passata agli annali per la famosa combin, gara finita 3-2 per i campani. C'è Volder che dice: il ricordo di quello scempio è un motivo in più per desiderare di asfaltarli sul campo. Questo schifo, insieme ai tifosi baresi esultanti per il gol dei campani, rimane una delle pagine più vomitevoli della nostra storia. Mentre c'è Chicco che dice: sono sempre stato contrario ad ogni forma di gemellaggio fra le tifoserie, ci vuole solo rispetto fra i tifosi. Sono per gli sfottò prima, dopo e durante la partita, ma poi rispetto per le persone e mani in tasca. Mentre c'è Tarkan che dice: spero che i ragazzi riescano a fargliene 6 mandandoli in C. I pago 3, me ne fai 2, non sono affatto diversi da quelli del Lecce del famoso autogol di Masiello. Insomma, Luca, sembra esserci quasi una spaccatura fra il tifoso normale e quello ultras, perché per chi non fa parte della tifoseria organizzata, questa è una partita come tante altre. Ma sì, dovrebbe rappresentare secondo me una partita come tante altre per tutti, perché sono d'accordo magari col fatto che possa esserci un gemellaggio, un'amicizia con la tifoseria della Salernitana, ci mancherebbe altro. È giusto rispettare le idee e soprattutto gli ideali di tutti, però in campo si va sempre comunque a prescindere per vincere, quindi il campo secondo me va tenuto ben distinto da quello che accadrà sugli spalti, quindi bisognerà cercare, proprio alla luce anche degli obiettivi tanto invocati dalla tifoseria, di raggiungere un risultato positivo. Soprattutto in virtù del fatto che in questa fase del campionato i punti servono tantissimo alla Salernitana, ma servono tantissimo anche al Bari. Quindi non stiamo parlando di una partita di fine campionato in cui le squadre non hanno più obiettivi, stiamo parlando di una partita comunque diciamo sempre decisiva. Fermo restando che anche in quel caso, anche in una partita di fine campionato, la squadra, qualsiasi squadra, è tenuta a dare il massimo, esatto, perché altrimenti si va a falsare il campionato e anche a penalizzare magari le altre squadre in lotta per la salvezza o per la promozione, che magari danno il massimo in campo e poi magari vedono sfumare tutto per risultati abbastanza diciamo anomali. Un altro messaggio, c'è Valentino da Roma che dice: secondo me il mister manterrà la formazione utilizzata ultimamente, semmai correggendo la difesa. Quindi si rifà un po' a quello che dicevi anche tu: dobbiamo solo goderci la nuova Bari, che darà tante soddisfazioni, io ne sono convinto. Buona Pasqua a tutti voi. Buona Pasqua anche a te Valentino, e grazie per il messaggio. E restando in tema partita, restando in tema biglietti, è partita solo avantieri la prevendita di Salernitana Bari, ma sono già esaurite le scorte di biglietti per la curva nord, l'abbiamo detto prima, un dato che non sorprende, dato che insomma l'attesa che i tifosi di entrambe le squadre avevano per questa gara è abbastanza evidente. Sono stati già staccati 2700 biglietti, di cui 2300 per i tifosi del Bari. Esaurita quindi la curva nord, mentre altri 300 baresi potranno vedersi la partita negli altri settori dello stadio. Quindi attualmente siamo sui quasi 8.000-10.000 spettatori che riempiranno l'impianto della Rechi. Quindi si viaggia verso magari 13-15.000 spettatori, che per una gara di Serie B resta comunque un ottimo dato. Ricordiamoci che dopo Bari, Cagliari e Salerno sono gli stadi che comunque hanno la maggior affluenza. Sì, una partita
importante proprio per questo, per i tanti tifosi che raggiungeranno Salerno. Quindi io penso che proprio per tutti questi tifosi il Bari dovrà cercare di dare il massimo, dovrà cercare di raggiungere una vittoria importante, e lo farà secondo me, come diceva l'utente che hai citato prima dal forum, con la formazione che probabilmente ha battuto Provercelli e Novara, chiaramente con qualche correttivo in difesa soprattutto. Intanto si torna a parlare prepotentemente di Winston, ormai è quasi un argomento parallelo a quello relativo al calcio giocato. Leggiamo quello che pubblica questa mattina la Gazzetta del Mezzogiorno a firma di Davide Lattanzi. Leggiamo: sul fronte societario proseguono le schermaglie a distanza fra la società e i rappresentanti del gruppo Winston, sempre interessati a rilevare il club. La proprietà biancorossa ribadisce l'assenza di contatti o trattative in corso con investitori cinesi e, secondo i vertici dirigenziali del Bari, non potranno avere accesso alla documentazione del club se prima non soddisferanno i requisiti e le garanzie richieste dalla società e dal suo advisor. Sull'altro fronte, Leo Volpicella, il rappresentante incaricato dal gruppo Winston, continua a mostrarsi ottimista sul buon esito dell'affare. Addirittura ieri il professionista barese, appena rientrato da Shanghai, dove si è svolta la convention degli investitori del gruppo, ha annunciato che gli imprenditori cinesi saranno in grado di superare qualsiasi ostacolo anche in virtù della consulenza della società di revisione, una società di revisione molto conosciuta in Italia. Un chiarimento definitivo comunque dovrà necessariamente arrivare a breve. Entro la prima decade di aprile, Herman Zeng, rappresentante degli industriali orientali, già venuto in Puglia lo scorso dicembre, dovrebbe tornare a Bari per provare a sbloccare definitivamente la situazione. Insomma, Luca, sembra che i cinesi facciano sul serio. C'è stato questo annuncio appunto da parte di Volpicella di questa collaborazione con questa società di revisione. Insomma, sembra che tutto possa filare liscio. Vedremo un pochino se finalmente, dopo tanti proclami, dopo tante parole, arriveranno anche dei fatti concreti. Sì, che poi sono, diciamo, quello che determina, può determinare il buon esito della trattativa, anche se chiaramente ciò che ancora oggi mi lascia scettico sono anche i continui rinvii, perché se ci pensiamo Zeng probabilmente sarebbe dovuto arrivare prima a gennaio, poi a febbraio, poi a marzo, adesso ad aprile. Quindi questo dato, diciamo, che non mi dà tutte quelle garanzie, soprattutto non mi dà quella sicurezza che in questo momento sinceramente mi piacerebbe avere. Però staremo a vedere, magari questo di ieri può essere un ulteriore passo in avanti. Quindi aspettiamo i fatti, cercando di capire un po' l'evolversi della situazione. Sì, staremo a vedere un pochino come si evolverà la situazione. Intanto ieri sulla tanto attesa gara di Salerno si è espresso anche il presidente del Bari, Gianluca Paparesta, che a margine della presentazione di un bellissimo e nuovo progetto che renderà il Bari all'avanguardia nel campo del recupero degli infortunati, il Solulabs, un progetto che ieri è stato presentato. Ci sono state delle foto, dei video infatti messi in rete dalla società, un progetto veramente bellissimo. Quindi facciamo i complimenti alla società della FC Bari per questo nuovissimo traguardo raggiunto. Dicevamo, a margine di questa presentazione, il numero 1 biancorosso ha fatto un po' il punto sul campionato dei biancorossi. Paparesta, che ha detto: sarà una grande festa come all'andata, sono certo che a Salerno ci sarà riservata la stessa accoglienza che si respirerà che si respirava anche all'andata. Ovviamente mi auguro che finisca come al San Nicola, vorrei dire con la vittoria del Bari. Campolone ha definito il Bari psicopatico, è il DNA del torneo di Serie B, ci sono alti e bassi un po' per tutti, noi dobbiamo trovare continuità dei risultati per scalare la classifica ma rimanendo con i piedi ben saldi per terra. Non bisognava essere pessimisti dopo le due sconfitte consecutive, né ci si deve saltare ora per due successi. Affrontiamo una partita alla volta, vista
la prova di Novara, sono preoccupato per il primo tempo, ma nel contempo fiducioso per la reazione della squadra nella ripresa. Le assenze, quando si ha una rossa così ampia, c'è più alta probabilità che qualcuno patisca infortuni, comunque prontamente superate grazie all'ottimo lavoro dello staff medico. Guardiamoci intorno, è un problema comune a tante altre squadre. Continueremo a lavorare sul discorso prevenzione con progetti come quello presentato oggi. Beh, Luca è un paparesta abbastanza cauto, che non si sbilancia, come è giusto che sia in questa fase del campionato, e che parla, diciamo, di un Bari che ha comunque delle alte e bassi, ma come, diciamo, fa rilevare che questa sia una costante di tutte le squadre di Serie B, e diciamo che ha anche ragione. Vediamo un pochino, non per esempio, il Pescara. Non ha tutti i torti, perché sì, mi viene in mente l'esempio del Pescara, ma se vogliamo tutte le squadre che si trovano anche nelle prime posizioni hanno avuto il loro momento di difficoltà. Penso per esempio allo Spezia, che l'ho avuto nella prima parte di stagione, o penso comunque al Novara che dopo le tante vittorie consecutive ha avuto una striscia negativa dove non è riuscito a vincere per 5-6 giornate. E chiaramente quindi le uniche due squadre che hanno mantenuto sempre comunque una costanza e una qualità di gioco abbastanza elevata sono Cagliari e Crotone. Non è un caso che adesso siano staccati di gran lunga staccati dal resto del gruppone. Ma ricordiamoci anche che Cagliari e Crotone hanno comunque avuto il loro periodo di crisi, soprattutto il Cagliari, con qualche partita persa in maniera inaspettata. Vi ricordo che potete chiamarci contattandoci al numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, oppure potete continuare ad inviarci messaggi o note vocali tramite WhatsApp al numero 334-3837-444, ripeto 334-3837-444. Vi ricordo il sondaggio odierno: col rientro di De Luca cambiereste qualcosa nell'attacco del Bari oppure no? E a tal riguardo c'è un altro messaggio che è giunto in redazione. Buongiorno a tutti. Visti gli ultimi risultati e l'equilibrio che si è trovato almeno in attacco, al contrario della difesa, non cambierei nulla. Al massimo De Luca può entrare a partita in corso facendo rifiatare uno tra Sansone o Rosina. Comunque uno scempio l'inagibilità della parte superiore della curva ospiti della Rechi, l'avremmo riempita tutta. Questo messaggio lo scrive Gianni. Fa bene Gianni a sottolineare questo aspetto, perché sì, in pratica il settore superiore della Rechi non è agibile da anni, e quindi i tifosi del Bari dovranno appunto accontentarsi di questi 2300 biglietti messi a disposizione, altrimenti veramente probabilmente ci sarebbe stato quasi il doppio di d'affluenza da parte dei tifosi del Bari, quindi saremmo andati anche forse sui 5000 sostenitori presenti alla Rechi. Intanto ieri Bari che continua la marcia d'avvicinamento alla partita. Ieri c'è stata una doppia seduta, con la mattina esercizi in gruppo con lavoro atletico sul campo, contrapposizione attacco contro difesa, mentre nel pomeriggio lavoro tecnico-tattico con partitella finale. Hanno lavorato a parte di Noia, così come Genzoglu e Minala, mentre è tornato, ma l'abbiamo già detto ieri, De Luca, che si pare si sia ristabilito dalla pubalgia. Intanto dalla regia mi comunicano che c'è un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao Nicola, ciao Luca, Alessandro. Ciao Alessandro. Ti volevo dire, per quanto riguarda la situazione biglietti, sì, si possono tranquillamente fare quelli di tribuna. Distinti. Li stanno facendo, sì, di distinti, li stanno facendo al Bar Viola, e li si possono fare anche direttamente a Salerno, perché c'è vendita libera. Basta presentarsi solamente con la tessera del tifoso, per cui ti posso assicurare che saremo un bel numero. Sì, anche se ieri leggevo un comunicato. Vai. Dico, al Bar Viola li stanno facendo tranquillamente. Sì. No, dicevo, ieri ho letto un comunicato, non so se ufficiale o meno, da parte dei seguaci, che comunque invitavano a non andare nella curva, ovviamente, della Salernitana, perché quella è giustamente la loro casa. Insomma, è normale. Però tribuna si possono fare tranquillamente. Okay, va bene, perfetto. Grazie ad Alessandro. Tu ci sarai, Alessandro, no? Speriamo. Credo proprio. Speriamo. Stai ancora valutando. Va bene. Noi aspettiamo il pronostico ovviamente nei prossimi giorni. Grazie mille. Ciao, caro. Ciao Alessandro. Quindi, come detto, Bari che si prepara a questa mini invasione di Salerno.
Noi continuiamo ad occuparci di Bari Salernitana, soffermandoci però sull'aspetto più bello, quello del tifo, per parlare del gemellaggio ultra trentennale con i tifosi campani. Abbiamo in linea un tifoso speciale. Saluto e ringrazio per essere con noi Franco Marvulli, detto Florio, fondatore dell'UCN Bari. Buongiorno Franco, ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai sull'altra radio. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Franco, per chi è nato Ultras, o anche per chi lo è diventato nel corso del tempo, quella contro la Salernitana non è una partita come le altre. Cosa rende speciale questa trasferta e questa sfida con questa partita con i campani? La storia di due tifoserie che per oramai qualche decennio si sono praticamente fuse, tra virgolette. Io scherzando l'ultima volta ad alcuni amici di Salerno gli dissi, l'ultima volta quest'anno in casa, gli dissi: ma lo sapete che il gemellaggio con la Salernitana per noi baresi è finito? Questi sbiancarono in viso e io poi dopo la virgola aggiunsi: se ora non siamo più gemellati ma siamo un'unica tifoseria che vive in due città bellissime e che tifa per due squadre. E quindi questo è il senso attuale, che siamo andati oltre il gemellaggio e c'è questa grande amicizia che di varie generazioni, a partire da noi che siamo stati fautori di questo gemellaggio. Ecco, a tal proposito Franco, raccontiamo com'è nato questo gemellaggio e perché proprio con la Salernitana. Allora, io ricordo da metà degli anni 70 in poi, quando le TV non imperversavano e non inflazionavano le immagini del pallone come accade ora, che la Salernitana militava in C. Io ricordo tra l'altro anche il nome di un attaccante che a noi baresi sarebbe piaciuto, ci sarebbe piaciuto potesse venire da noi, un certo Vitulano. E si vedeva in TV la serie C, non ricordo se il lunedì o il martedì, cioè c'era un servizio rapidissimo che ti faceva vedere dei piccoli, pochi secondi delle partite più importanti. E ogni volta che giocavo in casa la Salernitana, quando inquadravano la curva dello stadio Vestuti, io e i miei amici rimanevamo ammirati coreografia, dalla compattezza, da tutto quanto. Tra l'altro sia noi a Bari che i salernitani a Salerno siamo stati i primi a fare i gruppi ultras nel sud d'Italia. E c'era questa, diciamo, questa ammirazione per questa tifoseria. Poi nell'inizio degli anni 80, quando ci fu la possibilità di incontrarsi con loro direttamente, ci fu, diciamo, questi primi scambi. Allora ci si scriveva, no? Fra tifosi di una squadra con l'altra, le prime identità lettere, di tutte, le prime amicizie, e noi li accogliamo a Bari, diciamo, li facciamo venire nella nostra curva, se non ricordo male, 82-83, e quindi sai, facciamo noi l'idea ospitalità, però diciamo che il fiore sbocciò completamente poi nel ritorno a Salerno, quando i salernitani ci fecero un'accoglienza a dir poco clamorosa e che ci rimanemmo tutti colpiti, ali di folla che ci batteva le mani al pullman dei tifosi nostro mentre passavano nella città, una cosa proprio inaspettata. Tifosi, nel corso degli anni si è andati avanti crescendo, diciamo, in questo rapporto sempre di più. Mi ricordo che siamo in diretta con Franco Marvulli, detto Florio, fondatore dell'UCN Bari. Franco, l'abbiamo detto prima, a molti tifosi non ultras non interessano i gemellaggi, che vengono quasi reputati come delle amicizie private tra i gruppi di tifosi e che non dovrebbero riguardare l'intera tifoseria. Come replichi a
quando ascolti, perché penso che le ascolterai anche tu, queste esternazioni da parte dei tifosi che non fanno parte della tifoseria organizzata. Una sparuta minoranza, perché oramai il gemellaggio con la Sanitana è un gemellaggio di due città, non di due gruppi ultra, di due tifoserie, cioè c'è stima reciproca e amicizia a tutti i livelli. Poi è chiaro che in una democrazia ci sono sempre le opposizioni, però secondo me questa è un'opposizione nettamente minoritaria. Franco, ora mi devi levare una curiosità, perché oltre alla Serenitana la tifoseria organizzata del Bari è anche gemellata con la Regina e da pochi anni anche con la tifoseria doriana, quella della Sampdoria. Che cosa unisce e cosa distingue questi gemellaggi? Beh, quello con la Serenitana, come ti ho detto, oramai non è più un gemellaggio, è una autentica fusione. Anche con la Regina è un gemellaggio di vecchia data, quindi pure quello, diciamo, ha dei valori importanti. Io, quando c'è stata la partita d'andata con la Serenitana, per esempio, ci siamo incontrati varie generazioni, i miei coetanei, poi quelli con qualche anno meno di me, alla fine si sono incontrati quelli che attualmente sono in prima linea. Insomma, e quindi è stato molto bello così, quando c'è una cosa che dura tanti anni, ti ripeto, sono generazioni. Con la Sampdoria è una questione recente, di qualche anno fa, del quale purtroppo non posso esserti molto esaustivo nelle risposte, perché io non ho partecipato a questo gemellaggio, quindi non ne conosco le origini e niente, tutto lì, insomma. Franco, come hai detto, tu sei stato il fondatore dei mitici UCN Bari, gruppo scioltosi qualche anno fa. Ora in curva ci sono principalmente due gruppi che guidano il tifo biancorosso, i Seguaci e i Bulldog. Secondo te è possibile una convivenza in curva di due gruppi? Perché abbiamo anche visto negli ultimi tempi delle linee di tifo un po' diverse tra i due gruppi. Ma finora è una cosa che ha funzionato molto bene, quindi se continua così non vedo perché non dovrebbe essere possibile questa cosa portarla avanti. Quindi una cosa che potrebbe, una convivenza possibile tra questi due importanti gruppi di tifosi. Franco, qualche giorno fa un nostro tifoso sul forum di tanti gruppi, tra i quali anche il nostro, noi siamo nel petalo più vicino alla tribuna est, noi ci chiamiamo noi della vittoria, perché identifichiamo tutti i tifosi che provengono, i curvaioli dello stadio della Vittoria, e raccogliamo tra gli altri molti personaggi noti nell'ambito della tifoseria, come Roberto Maffei, Sergio Fanelli, Ciccio Lepore e tanti amici di quegli anni che furono, insomma. E sono altri gruppi, tutti quanti. È chiaro che ogni tanto non si è d'accordo su tutte le cose che vengono decise di fare, come normale che sia, però è importante che poi alla fine ci si ritrovi tutti insieme senza problemi di alcun tipo. Franco, qualche giorno fa sul nostro forum di orgogliobarese.it un tifoso si chiedeva come mai a Bari non ci sia un gruppo organizzato anche in curva sud. Ricordiamo, tanti anni fa si formò un gruppo, l'Estrema Guardia, che comunque durò qualche stagione e poi più nulla. Come mai non si può? Sono stati diversi negli anni. Il motivo è uno semplice, che stare in curva nord è troppo divertente, troppo bello, e quindi è inevitabile che sia attrattiva per tutti i tifosi che hanno il sangue bianco-rosso nelle vene. Io ti faccio un esempio, mi ricordo il primo gruppo che fece Ciccio Lepore, sempre negli anni Ottanta, si chiamava Gioventù, non so se qualcuno se lo ricorda, e stava là su. Era troppo piccolo. Io, dopo averci parlato, mi invitai e disse: venite in nord, che state a fare là da soli. Niente, insomma. Quindi, diciamo, alla fine gira e rigira, si va a finire sempre nella mitica curva nord del Bari. Franco, nonostante non hai più un ruolo attivo in curva, sei comunque sempre presente, l'hai appena detto, con il tuo gruppo di amici. Quello che ti chiedo è: come è cambiata la curva nord negli ultimi 30 anni? Dimmi. Dicevo, tu sei comunque sempre presente a San Nicola, l'hai appena detto. Quello che ti chiedo è: come è cambiata la curva nord negli ultimi 30 anni? Cosa si è perso nel corso degli anni? Cosa magari si è guadagnato? Ora praticamente
è diventato un movimento, nel senso che il coinvolgimento del numerico delle persone è cresciuto in modo esponenziale. Alcuni lo fanno anche per, cioè, come ci sono quelli che il sabato vanno in discoteca, non lo so, quelli che la domenica vengono in curva, cioè lo fanno con questo spirito. Però una moda, vuol dire? Duro, non è cambiato nulla, cioè la mentalità è sempre quella, l'amore incondizionato per i propri colori, l'amore per il proprio gruppo, l'orgoglio di essere gli ultras del bar e quant'altro, insomma. Quindi mi stai anche dicendo che magari per molti tifosi, magari anche delle nuove generazioni, la curva è anche una moda, se vogliamo? Beh, penso proprio di sì. Penso, perché quando c'è una partecipazione di migliaia di persone, cioè non tutti ci si rivede o ci si sente ora sui vari social, le varie chat come fanno molti, oppure frequentando le sedi. Quindi le persone si aggregano, alla fine ci si conosce, perché bene o male ci si colloca sempre negli stessi ordini, sì, di posti. Però diciamo, ci sono persone, uno di un quartiere, uno di un altro, cioè non è detto che ci sia, come devo dire, un'associazione vera e propria come era in passato, cioè nel senso che c'è l'associazione, ma sarà, che so, di 1000 persone. Tutti gli altri sono persone che si aggregano. Franco, ultimissima domanda per te. La settimana scorsa ha fatto molto discutere un episodio che è venuto fuori in pratica durante prima della partita tra Monopoli e Lecce. Sono giunte delle accuse abbastanza pesanti da parte della tifoseria leccese, che hanno parlato di agguati di tifosi del Bari ad alcune macchine di tifosi del Lecce che si recavano appunto a Monopoli. Ricordiamo che in quel momento il Bari stava anche giocando la partita contro la Pro Vercelli. Come possiamo spiegarla questa storia? Perché mi sembra difficile. Beh, che dei tifosi del Bari si facciano 40 km per andare a... La voce che è venuta da Lecce, c'è stato un riscontro delle forze di polizia, un qualche cosa del quale, un comunicato, una cosa che si è parlata di questa cosa, o è giunta soltanto da Lecce? Perché io ho l'impressione che sia una balla colossale. Insomma, qualcosa di... Mi spiego, perché non ho trovato riscontro poi da nessuna parte, cioè soltanto queste voci di questi tifosi che ogni volta purtroppo si cerca sempre di buttare fango sulla nostra tifoseria. Io non ne capisco il motivo, prendo atto che succede questo, ma secondo me a Monopoli non è successo assolutamente nulla. Anche perché se ci fossero stati veramente dei furti o altro, come è stato detto, ci sarebbero state delle denunce, cose che comunque non... fatte da chi è stato derubato o chi è stato picchiato, persone che è andato in ospedale a mettersi due punti perché ha avuto un pugno in faccia. Mi spiego, cioè ci sarebbero stati dei riscontri oggettivi. Eppure io domani mi sveglio, scrivo su un social: sono stato aggredito da tre tifosi del Lecce, e questa, insomma, senza alcun fondamento. Quindi io non ci credo a questa storia. Perfetto Franco, io ti ringrazio per essere intervenuto ai nostri microfoni, ti auguro buona giornata e buona partita, visto che insomma c'è questa partita così importante per tutta la tifoseria del Bari. Grazie ancora a Franco Marvulli, detto Florio, fondatore del UCN Bari. Grazie ancora. Ringrazio te e saluto tutti gli ascoltatori. Buona giornata a tutti. Grazie a Franco Marvulli. Intanto c'è un messaggio proprio per lui, lo leggiamo. Essere ultras è una scelta di vita, non è una moda da seguire. Grande Franco. E beh, ha assolutamente ragione, perché non è certo bello diventare ultras per moda o per magari andarsi a fare, come si usa anche dire negli ultimi tempi, andarsi a fare i selfie in curva. Insomma, diventare ultras non è sicuramente un gioco. Intanto non so se abbiamo recuperato Luca. Luca, ci sì, sei? Ci sono, Nicola. Bene Luca, riprendiamo brevemente il discorso che abbiamo interrotto. Parlavamo degli allenamenti del Bari, tu ieri hai fatto un salto all'antistadio, che clima si respirava tra i tifosi e cosa hai potuto notare magari anche dal punto di vista della preparazione tattica alla gara? Allora Nicola, sì, il Bari ha svolto una seduta pomeridiana, una seduta prevalentemente tattica, con una partitella finale in cui l'unica indicazione rivolta da Camplone ai suoi ragazzi è stata quella di giocare tutti di prima, tutti e 22 di prima,
uno, massimo due tocchi. Quindi un'indicazione chiara che, se vogliamo, ci fa capire anche quello che è il modo di pensare di Camplone, il modo in cui lo stesso allenatore del Bari pretende che i suoi ragazzi stiano in campo. Per quanto riguarda poi le notizie, se vogliamo, di recuperi per riguardo agli infortunati, assenti Minala e Gençoğlu, mentre ha lavorato a parte Di Noia, oltre chiaramente alle assenze forzate di Boateng e Puskas, che sono impegnati chiaramente con le rispettive nazionali. Bene, perfetto, grazie a Luca Deleteris per questo report dagli allenamenti. Noi siamo in conclusione di programma, è veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi. Luca, ti ringrazio e ci risentiamo domani mattina. Ciao Nicola, a domani. Vi ricordo che la replica della puntata andrà in onda alle 13:15, mentre in mattinata la puntata verrà pubblicata sul canale ufficiale YouTube dell'Altra Radio, ma anche sulle nostre pagine Facebook, sul sito, sul forum di orgogliobarese.it. Saluto e ringrazio tutti voi per averci seguito. Vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 7, con Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'Altra Radio. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. La senti questa voce? Chi canta l'amore? L'amore non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'Altra Radio.